Ciao ragazzi, bentornati su Shadowbringers. Questa è una sessione pomeridiana, a metà dei miei turni lavorativi. Ho deciso di fare un passo nella foresta di Raktika e continuare la quest principale. Il giorno dell'arrivo della patch 5.01 si avvicina, quindi volevo cercare di accelerare i tempi. Parlo con Urian Jhe, put to the proof. Una nuova cutscene. Abbiamo avuto la visita dell'esercito di Yulmor, nello scorso episodio. Ci stanno braccando e in più sono alleati con i Child of Everlasting Dark. Utilizzano un veleno particolarmente potente e non siamo riusciti a trovare una cura per una povera guardia che è stata avvelenata proprio da loro. Ce l'hanno lasciata lì. Dolorante, sofferente, e per tutto quello che siamo riusciti a fare, non abbiamo trovato una soluzione per questo veleno. Sembra che abbiano quindi in mano un'arma, incredibilmente efficace. Non possiamo però opporci a livello militare, contro, gli Yulmoriani alleati con i Child, quindi dobbiamo arrenderci forse all'idea di essere inferiori, forse fuggire. Ma adesso abbiamo un'arma in più. Abbiamo Jade. Jade, il guerriero dell'oscurità, è in grado di sconfiggere i Light Warden. Con l'arrivo della diciamo della oscurità, della notte, anche nella foresta di Raktika. Il potere degli Yulmoriani svanirebbe o comunque diminuirebbe. Quindi noi abbiamo questo compito accelerato prima del tempo, quindi dobbiamo muoverci e andare a sconfiggere questo Light Warden prima che sia troppo tardi. Mi sembra di aver capito che Minfilia, Tancred e Urian Jhe siano disposti a venire con noi. Non escludo che possa essere del party anche Yastola. Le rovine sono in fondo al lago Tusimekta. Oh, ma questo è interessante. Beh, il nostro aiuto è incredibilmente apprezzato, ma non è ancora apparsa in realtà la quest relativa allo sblocco del dungeon, cioè, o meno, in realtà normalmente quando c'è in arrivo un dungeon, c'è un disegno, una sorta di immagine sulla quest che ci fa capire che si tratta di una quest particolarmente interessante e non la solita serie di dialoghi. Comunque, l'appuntamento è con Yashtola proprio al limitare di questo lago che è sormontato da una labirintica serie di radici di un enorme pianto, di un enorme albero, che oltretutto ha una parte luminosa al centro del tronco, che si trova proprio qui. Lo sto raggiungendo io in uno degli episodi scorsi, ho visitato e ho passeggiato su queste radici gigantesche, al punto da sembrare delle piccole strade. Comunque, qui ci ritrovo con Yastola, vede in lontananza l'albero di cui vi parlavo. Sembrava che la luce all'interno fosse azzurra, invece la vedo rossa. Comunque, magari cambia colore col passare delle ore. Comunque, parliamo con lei. Pronti a nuotare? Ma certamente. I Ronka hanno lasciato delle costruzioni anche in fondo a questo lago. Scopriamo che quindi questo lago è nuotabile, visitabile, ci siamo già stati in realtà all'interno, abbiamo già visto qualche cosina, abbiamo visitato alcune stanze di quello che sembrerebbe essere un tempio, sembrava, e adesso devo andare a recuperare qualcosa, devo cercare la prima statua nelle rovine di Ronka. Non escludo che possa esserci il dungeon proprio qui sotto, o comunque in zona. Ah, ecco che ho trovato. Guardate,
ma questa stanza non l'avevo ancora visitata. Comunque, clicchiamo. Ho trovato la... però non so mica se è quella giusta. Ma sì, la prendo. È la statua di un serpente. Me lo chiede, come se ci fosse la possibilità di prendere anche qualcos'altro. Mi sto avvicinando a questa porta, ma sono convinto che non si aprirà. C'era anche un altro dungeon. Anzi, altri due dungeon che avevano l'entrata sott'acqua. Uno era Ruby Sea, l'altro era Scalla, che si trovava Delox. Ok, siamo emersi. Possiamo utilizzare questa radice per non dover per forza nuotare, anche se così perdiamo del tempo, ma... ci viene chiesto di trovare subito una seconda statua. Io stavo tornando a restituirla a Yashtola. No, dobbiamo cercare la seconda statua. Quindi poi alla fine saranno tre, probabilmente. Questa volta dobbiamo andare in un altro punto del lago. Quindi questo lago è costellato di piccole entrate secondarie alle rovine ronca. Vediamo, ci giro intorno. L'indicatore mi dice ancora più in basso. È ancora più in basso. Eccolo qua, l'entrata. Ecco qua l'arco. E la statua del Coeurl. Clicchiamo. La prendiamo. E laggiù c'è un'altra. C'è un'altra cosa. Allora, siamo stati avvelenati. Probabilmente non era l'ordine giusto. Quindi prendiamo prima quella Opopo. Proviamo. Ho schiacciato male. Ho schiacciato no invece che sì. Ok, abbiamo preso la seconda. Ci chiede di andare a prendere la terza. Quindi ce ne sono in giro di non giuste. Ce ne sono di sbagliate. Che ci infliggono questo fastidioso veleno. Che tutto sommato però la mia rigenerazione standard riesce a compensare. Quindi non ho enormi problemi. Anzi, devo andare ancora più in basso. Eccoci, entrare in questa che era l'unica parte che avevo visitato a suo tempo. Questa potrebbe essere la terza. Però mi sembra che l'indicatore ci faccia vedere un altro punto. Questa penso che sia quella giusta. Proviamo. In realtà probabilmente Yashtola ci aveva detto le cose giuste. E io adesso ovviamente non ho seguito. Infatti ho preso un altro veleno. Vabbè, abbiamo visto che ce n'era una proprio qui. Vediamo se è questa quella giusta. Vediamo. Intanto sto vedendo se ci sono altre aperture. Ok, questa era quella giusta. Ora devo trovare il sigillo. Qua c'è un punto di vista. Devo trovare un sigillo, probabilmente per aprire la porta di qualcosa. Ora devo riuscire a uscire di qua. Ma era facile se usciva dall'alto. Allora, vediamo la mappa. La porta è tutto sommato... qui. Io dove sono? Là. Quindi devo andare in questa direzione. Poi cercare nelle profondità un'entrata. Potrebbe anche essere qua. Perché poi ci sono dei labirinti. Infatti potrebbe essere tranquillamente questa. Ecco. La destinazione è questa. Dobbiamo piazzare le tre statue qua, immagino. Che fanno un po' da chiave. Tac! Abbiamo fatto la cosa giusta, abbiamo trovato il sigillo. Abbiamo preso quindi un oggetto che potrebbe farci da chiave per poter aprire le rovine dove dobbiamo andare per scovare il Light Warden di Raktika. Allora, risaliamo qua. Utilizzo sempre questa stradina per evitare di nuotare e quindi andare lento, ma alla fine ci metto più tempo, infatti. Ho perso la cavalcatura. Comunque, Yashtola è qui dietro. C'è un personaggio che sta facendo la mia stessa quest. Quindi sarà con noi, forse anche durante l'eventuale prossimo dungeon. Perché secondo me il prossimo dungeon è a portata di mano.
abbiamo chiuso la missione, siamo pronti per la prossima. Questa volta ci ha dato un'arma. Allora, piccolo consiglio, neanche troppo piccolo, cavolo, sono semidistrutto con il mio equip. Comunque, se andiamo nell'inventario, vedete che questo è l'oggetto che ci dà un'arma. Vi consiglio di aprire questa cassa con il paladino, così ottenete sia la spada che lo scudo e potrebbero essere cose vendute a un prezzo migliore. Into the Wood. Bisogna andare a X Maya. Mi sembra che si legga così. Che dovrebbe essere la zona dove vivono quella tribù che abbiamo visto soltanto i piedi con le scarpe e con i tacchi. Quindi penso siano le Viera che abitano in questa zona. Ricordiamo che questa regione, tutta quest'area, a mio avviso, è stata creata per rassomigliare in qualche modo al bosco di Erwit delle Viera, ma non è questo il punto che più somiglia a quel luogo, ma quello che abbiamo visto in tante immagini, in alcune immagini durante i FanFest, ed è la zona che non abbiamo ancora visitato in realtà. Vedete? Si è rotto il sigillo, possiamo superare questa caverna, andare oltre e quindi arrivare in zone ancora inesplorate per i nostri personaggi. Posso, infatti, vedete che ho preso i punti esperienza. Posso utilizzare un Mender che c'è qui? Assolutamente. Ricordatevi sempre di ripararvi. Perché a volte ci si dimentica col passare dei giorni, delle sessioni di gioco. Vedete, io riparo anche tutto l'equipaggiamento di altri job che ho utilizzato, di tutti i tipi. Sinceramente non ho capito come cavolo ho fatto a rovinare così tanti oggetti e equipaggiamenti. Comunque, sto andando all'appuntamento. Ho visto che c'è tutto il nostro gruppo. Guardo la mappa, vedete? Stiamo per raggiungere l'altra parte della mappa, che ha anche dei punti di rotta in questa zona. Sì, vedete? C'è il resto del bosco. Parliamo con Yastola. Runar ha aperto il gate. X Maya è la zona che andremo a visitare, mi è parso di aver capito, e lì troveremo il Lightwarden. Ci muoviamo ancora. Cambio job perché potrei avere la possibilità di fare punti semplicemente per aver visitato dei luoghi. Eccoci in una nuova area. La musica è la medesima. Il bosco è ancora più intricato. La luce fa difficoltà a entrare. Qui c'è un mostro che è una specie di draghetto con la coda da scorpione. Sono mostri presenti anche nel 12. Mi pare che ci siano anche in. Dovrebbe essere uno dei boss di Pharos Sirius. Qua ci sono dei sentieri fatti con dei fiori azzurri. Ci sono degli eco. Cosa sono gli eco? Sembrerebbero dei pyros, ma fatti di legno. Ma che spettacolo! Mi allontano perché sono di livello 75, sicuramente mi faranno del male. Sono curioso, sto andando verso sud. Il Caracal è un coeurlo nero. E poi più a sud, ecco la foresta di X Maya. Sì, è il nome della foresta, il nome della zona. Caracal mi ha visto. Volevo andare più a sud possibile, dovrei raggiungere un ultimo punto. Infatti questo dovrebbe essere una sorta di chiusura di questa strada. Vedete? La mappa è chiara. Questo è un corridoio, è un vicolo cieco. Beh, a questo punto giro intorno a quest'albero. È una zona in realtà, un vicolo cieco, ma piuttosto ampio. Piuttosto ampio, oltretutto. Mi viene da pensare che quelle radici, no, quelle radici sono irraggiungibili, sono semplicemente un elemento di grafica, non penso che sarebbero mai raggiungibili neanche volando. Direi di no. Bene, signori, torniamo sulla strada principale perché dobbiamo raggiungere il gruppo e probabilmente andare oltre. Abbiamo una
notazione sulla mappa, abbiamo Fanou, che è un cristallone, quindi c'è una comunità lì. Sono sicuro essere quella delle Viera. Mi sto spostando in quella direzione, avrei ancora tanto da esplorare, ma lascerò questo ruolo, questa tematica a un prossimo episodio, un episodio in cui cercherò le rimanenti 5 correnti d'aria, le Aether Current, che ci serviranno per volare. Intanto, già che ci sono, cerco di scoprire più mappa possibile. Mi hanno visto alcuni nemici. Sono forti questi Pyros di legno, sono veramente una bella idea. E raggiungo ancora un punto, vedete che sulla mappa fra pochissimo ci sarà una zona da scoprire, poi mi getterò giù da questo pianoro e andrò dai miei compagni. Ok, adesso dovrebbe arrivarmi la notifica della zona scoperta. Eccola, infatti. Qua ci sono delle specie di fiori, ma che hanno l'estetica non delle giare magiche, come mi era sembrato, ma dei funghi. Hanno le animazioni dei Fungar, creature che incontriamo regolarmente sin dalle prime fasi di gioco. Comunque, torniamo indietro. In realtà, dobbiamo tornare indietro. Raggiungiamo, guardate che belli fiori illuminati. Tutta questa parte, quando non ci saranno più, quando avremo la notte, ci saranno un sacco di fonti di luce. Qui c'è un'iscrizione Ronkan. Cerco di allontanarmi dal nemico. Ok. E la clicco. Non sono tantissimi punti esperienza che ci danno, diciamo, l'aver visitato alcune parti nuove della mappa, però sono tanti quelli che prendiamo nel momento in cui la completiamo tutta. Oddio, mezzo milione di punti, però se pensiamo che è semplicemente per aver volato in qualche punto specifico della mappa, non è una cosa clamorosa. Eccolo lì, lo stavo per dire un istante prima, ho detto vabbè, finisco il discorso poi lo dico, arriveranno delle frecce, perché questa scena è una citazione di non so quanti film, tra cui Il Signore degli Anelli. Allora, c'è... Ecco le Viera. Sono le sentinelle che portano l'arco. In realtà una ha l'arco sicuramente, ma l'altra ha una enorme padella. Frecce. Tancred è avanti. Ok, adesso ci attaccano con le lance. Hanno tutte armi da cacciatrici, ma forse non sanno con chi hanno a che fare. Non siamo venuti per... porcaccia, la miseriaccia. Cambia movimento, grande Yastola. Tum, para col suo bastone. Uriangel lancia le carte. Ma che evoluzione! Sono abbastanza agili queste Viera. Il combattimento continua. Non intendiamo combattere, e mostra il sigillo. Quel sigillo è sacro per loro. Si chiamano sorelle tra di loro, come le Viera del Bosco di Erwit. Noi siamo alleati dell'Impero di Ronka. Ma... Sembra vero. Hanno trovato una reliquia dell'Impero Ronka. Sembrerebbe che ci sia una nuova speranza. Beh, però, prima... dobbiamo controllare veramente... nel nostro villaggio qualcuno che possa essere sicuro che quella reliquia sia autentica. Sono spariti tutti. Vabbè, per ora ci hanno detto di seguire i fiori azzurri, che diventa una strada. Molto bella come idea. Abbiamo l'opportunità di investigare Ixmaia. Vabbè, non male. Molto bene. Ci muoviamo.
sulla sinistra. La missione sarebbe da chiudere. Vedete che è rossa, quindi vuol dire che ci vuole. Qua c'è rank B. Un triceratopo. Pacamama. Poi, creature che devo uccidere per le cacce. Signori, lo farò. Lo farò col paladino. Va, ci provo. Chiamo il Chocobo e lo attacco. Sono di due livelli sotto, ma penso che sia alla mia portata, anche se ha evitato agilmente il mio Circle of Scorn. Però, insomma, vedo che scende mentre io no, quindi vuol dire che le cose stanno andando per il verso giusto. Ok, ho ottenuto la ricompensa, 348.000 punti, non sottovalutate i punti delle cacce. Ed è facilissimo prendere questi punti, è molto facile. Ci basta andare a ricordarci tutti i giorni di prendere le cacce ad Acristarium e andare nelle varie location e andare a recuperare, ragazzi, ecco il villaggio nel bosco di Erwit. Che spettacolo! Ricorda tantissimo anche quello del Signore degli Anelli. Diamo un'occhiata alla mappa, in questa direzione c'è ancora qualcosa che non ho visitato. Già che ci sono, ci vado. Vediamo, adesso dovrebbe arrivarmi, infatti mi è arrivato. La strada continua in questa direzione. Ci sono degli archi, ci sono delle gazzelle. Questa zona dovrebbe ricordare in qualche maniera Gridania, anche se non ci sono i parallelismi che c'erano tra Colusia e Limsalominsa. Comunque la strada continuerebbe di qua, ma tutta zona che noi abbiamo già visitato. Abbiamo il nostro riferimento qui, dovrebbe esserci un ponte in teoria. Qua, ok. Ci sono le ragazze di prima, ci sono le Viera di prima. Solo noi, non ci sono i nostri compagni. Comunque divento White Mage e vado a chiudere la missione. La missione, mi pare che questa non desse premi. Iniziano a cutscene. Ok, vogliono confermare l'autenticità, gli diamo il sigillo. Non ci sono errori, è proprio il simbolo della famiglia reale. Ce lo restituisce. Per 300 anni hanno aspettato questo momento e ora finalmente hanno davanti questo sigillo. Siamo i benvenuti in questo posto. Lei si chiama Almet. Lei si chiama Uimet. E lei si chiama Simet. E non sperate che io mi ricordi i loro nomi. Ci chiedono perdono. Beh sì, non è il massimo accogliere le persone a suon di frecce. Mi sembra un po' troppo semplice, mi sembra che sia stato un po' troppo facile convincere questa tribù normalmente ostile ad aprirci le sue porte. Sono un pochino perplesso, però mi fido, si vede che sono sincere, ma mi ha stupito seriamente questo voltafaccia positivo nei nostri confronti. Non voglio ancora entrare nel villaggio perché prima parlo con Simet per andare avanti con la quest principale, Top of the Tree. È una missione di livello 75, ci darebbe il body di livello, mi pare, 74. Gli diciamo come ci chiamiamo, ci identifichiamo. Ho visto passare qualcuno che volava. Penso che non sia un PNG, penso che sia un giocatore. Finalmente entro nel paesino, nel villaggio. Ci sono un po' di cose, ci sono un pochino di cose, non tante. Qui c'è un punto di vista, ma aspettiamo. La quest continuerebbe qui, ma possiamo anche assecondare le richieste del gioco, anche se mi sa che è al piano di sotto o al piano di sopra, perché io qua ci sarei. Ah no, è là, pardon, non l'avevo visto. Che spettacolo di posto è. È più bello del villaggio di Erwit questo, assolutamente. È una citazione fatta bene,
e migliorata rispetto, cioè non è una citazione così, è una citazione palese, oggettivamente, però non è una copiatura, è un'ispirazione. Questo posto è ispirato al villaggio di Erwitt. Comunque loro sono una tribù nascosta, come anche il villaggio di Erwitt, che cercano quindi di rimanere all'oscuro rispetto a tutte le altre razze. E mentre in Final Fantasy XII questo era considerato, era visto un po' come una colpa, perché quasi quasi era un alibi per non partecipare a tutto quello che nel mondo stava succedendo, e ne stavano succedendo di cotte e di crude, qui potrebbe essere un tentativo di isolarsi per sopravvivenza. Comunque, loro potrebbero essere la chiave per raggiungere il Light Warden. Noi gli spieghiamo che è quello il nostro scopo. Penso che loro siano d'accordo sull'aiutarci, perché può essere anche un beneficio di tutti. Sì, siamo in cerca di Light Warden. Lei non sa dove sia la sua tana. E avete visto qualcosa che ci somiglia? No. È da 30 anni che non ne sanno nulla, e al che qualcuno fa la domanda, questa domanda, attenzione, è una citazione della domanda che fece Van proprio qui. Fece una domanda a Fran e le chiese: ma quanti anni hai? Perché stavano parlando di diciamo, quantità di anni un po' troppo elevate, tipo una cosa di questo genere qua. Questa è stata una fantastica citazione, una citazione nascosta di Final Fantasy XII. Ricordo che quando Van chiese a Fran: ma quanti anni hai? Ma lui lo chiese in una maniera estremamente naturale e spontanea, e Fran lo guardò male. Baltier gli ha fatto un gesto come per dire: ma come ti vengono in mente certe cose? E Ash se n'è andata guardandolo dicendo: ma non imparerai mai proprio, non sai proprio trattare. Al che lui si gira verso Penelo chiedendo spiegazioni: perché se la sono presa tutti? Anche Penelo gli ha fatto una faccia del tipo: ma oh, ci sei con la testa o no? Comunque, poi è finita lì il siparietto. Qui una cosa simile, non hanno risposto a Minfilia. Minfilia chiaramente è considerata esente da qualsiasi commento perché è una ragazzina, eccetera, eccetera. Van invece era bersaglio di prese in giro regolari. Tocchiamo e attuniamo il cristallo di questa zona. Dobbiamo parlare con quattro persone per raccogliere informazioni nell'ambito del villaggio. Devo andare un po' in giro, ma posso usare la mia cavalcatura, il che accelererà i tempi. Ecco qua, Coril. Si chiamano Viis le Viera che sono qua. Diciamo nel nostro universo, nella nostra dimensione, si chiamano Viera. Qua si chiamano Viis. Da qualche parte qui c'è un negoziante. Questo mi pare. Infatti, ci venderebbe roba da mangiare. Va bene. Buona sapersi. Proseguiamo. La musica non somiglia neanche vagamente a quella del villaggio di Erwitt. Musica che io personalmente ho amato parecchio, perché ce l'avevo addirittura come salvaschermo dalla play. Ho sbloccato il Gemstone Trader, la tizia che ci darà i premi in base a quanti fate facciamo nella zona. Possiamo comprare armi, sono armi di livello 74, eccole, sono quelle fighe. Passatemi il termine, ma ragazzi, queste armi sono bellissime. Sono bellissime. Non sono colorabili, accidenti. Ci ho sperato. Sarebbe stato veramente fantastico. Il Mender, non ne abbiamo bisogno perché appunto stiamo benissimo. E qua c'è un'altra ragazza con cui parlare, un'altra Viera. Qua sono tutte Viera. Molto bene. Qua abbiamo fatto tutto. Questa zona oltretutto è a un tiro di schioppo dal cristallo, quindi molto molto pratico. Ci muoviamo in questa direzione e andiamo a parlare con l'ultima persona qui sotto. Eccoci qua, questo è un dormitorio, ci sono ragazze sulle hamache.
Bene, abbiamo raccolto abbastanza informazioni. Io sinceramente non ho letto quello che ci hanno detto, spero che facciano un riassuntino qua quando chiuderemo la missione. Dobbiamo tornare qui. Non sono sicuro di aver visitato tutte le zone. In realtà penso che anche a nord si possa ancora andare. C'è anche una Maro Keep che potrebbe farci volare. Comunque, vediamo una serie di appunti di cose che sono accadute nella foresta di Raktika. Quindi abbiamo una lista di avvenimenti particolari e non consueti che potrebbero darci degli interessanti indizi su dove trovare il Light Warden. Un tempio a nord-est, il Kitana Ravel. Potrebbe essere lì. Potrebbe essere quindi il prossimo dungeon. Può essere aperto quel luogo? Per gli alleati di Ironka, sì. Prima dobbiamo andare al Kmul Astropolis e attivare una sorta di magia che ci permetterà poi di entrare nel tempio. Ma io mi chiedo, dove sono finiti gli Ulmoriani? Non è che ci aspettano là? Non abbiamo tempo da perdere, dai. È vero, non abbiamo tempo da perdere, neanche io. Ah, tra l'altro, adesso che ci penso, Yastol ha combattuto da cieca. Ha combattuto senza vedere il proprio nemico. Prima, quando è stata attaccata da una delle tre sorelle. Ok, ci penseranno Uimet e Cimet ad accompagnarci. Molto bene. Otteniamo il body, oltre che a un certo quantitativo di punti, che comincia a essere interessante. Sono 660.000 punti esperienza. Signori, Ah, ma perché? Allora, contiamole insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 missioni. Più una, 11 missioni, di cui due ci sbloccherebbero qualcosa. A questo punto, continuare con la quest principale mi sembra inutile davanti a un quantitativo così straripante di quest secondari, che oltretutto probabilmente ci permetterebbero di visitare il resto della mappa. Quindi io per questo episodio vi saluto e vi rimando quindi alla prossima puntata per tutte queste quest secondarie, prima di continuare con la quest principale nella foresta di Raktika. A presto, ciao ciao!